Il nome di Emiliano Mondonico, storico allenatore della Fiorentina e non solo, scomparso nel 2018, da oggi campeggia insieme a quello della scuola calcio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vaglia nel Mugello. L'intitolazione è stata presentata nella sede della Presidenza della Regione Toscana di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze davanti a nomi illustri del calcio come Cesare Prandelli e Giancarlo Antognoni. Obiettivo: educare i più piccoli a un calcio improntato ai valori umani e sportivi portati avanti da Mondonico. E soprattutto è stato un uomo che ha sempre cercato non solo di aiutare e di promuovere i grandi campioni, ma di promuovere valori fondamentali. Non tutti i ragazzi che parteciperanno alla scuola di calcio saranno grandi campioni, ma tutti dovranno essere persone che vivranno in una comunità. La scuola calcio di Vaglia è la prima in Italia intitolata allo storico mister, grazie all'incontro tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica Vaglia, nata 3 anni fa, e l'Associazione Emiliano Mondonico, fondata e presieduta da Clara Mondonico, figlia dell'allenatore. Io credo che una scuola per i bambini intitolata a papà sia la cosa più bella, che mi fa enormemente piacere, perché la massima aspirazione, la massima ambizione del papà e la cosa che lo faceva stare sereno e tranquillo era andare all'oratorio a vedere i bambini che giocavano, ma non perché voleva vedere il più bravo, ma perché gli faceva piacere. Il comune di Vaglia, rappresentato dal sindaco Leonardo Borchi, ha previsto una fermata dello scuolabus al campo sportivo per gli allenamenti sia dalla scuola di Pratolino che da quella di Vaglia per agevolare le famiglie dei bambini, e la polisportiva ha inserito anche attività di minicalcio per i piccoli nati nel 2015. Fin da subito ci siamo imposti l'obiettivo di creare un settore giovanile però puntato sull'educare i ragazzi ai veri valori dello sport. Ci stiamo riuscendo piano piano e la mossa successiva è stata di intitolarla a Mister Emiliano Mondonico.